tra pochi giorni sarò a Burlingame, in California, per tenere un workshop alla Brief Therapy Conference, il più importante evento internazionale sulla terapia breve. Mi troverò in mezzo a grandi nomi della terapia breve e della psicoterapia in generale, come Michael Loy, Jeffrey Zeig, Michael Yapko, Scott Miller, Bill O'Hanlon, Rob Dills, Judith Beck, anche il nostro Camillo Loriedo. Così ho pensato di parlarvi in anteprima di quello che sarà il mio intervento. È qualcosa su cui sto lavorando da diversi anni, ma che solo nell'ultimo anno e mezzo, grazie all'incoraggiamento di Michael Hoyt, ho sviluppato in modo decisivo. Si tratta delle 9 logiche dietro la terapia breve. In pratica, alcuni anni fa, mentre ero ancora uno studente di psicoterapia, mi trovai a fare una particolare considerazione. Esistono centinaia di tecniche di intervento di terapia breve, ognuna con le sue peculiarità, però è possibile, mi sono chiesto, che ognuna corrisponda a una logica diversa? Volendo semplificare un po' il processo, mi sono domandato che cosa vuole ottenere il terapeuta quando applica una o l'altra tecnica. Così mi sono messo a sfogliare vari libri di terapia breve che avevo e a studiare una tecnica dopo l'altra, cercando di capire quale fosse il risultato a cui mirava ciascuna di esse. E in una prima analisi di 77 tecniche differenti sono arrivato a identificare 9 logiche diverse. A che serve identificare queste 9 logiche e come può essere utile per il terapeuta? Da un lato, individuata la logica più adatta per il problema che tu e il paziente dovete affrontare, ti sarà più facile identificare anche la tecnica più adatta da utilizzare. Oppure ti sarà più facile inventare una tecnica ad hoc che segua quella logica. Oppure, se non dovessi vedere nessun risultato, potrai capire che magari stai seguendo la logica sbagliata e dovrai spostarti semplicemente su un'altra. Tra poco c'era un capitolo in un libro americano, il libro tratta dei casi difficili in psicoterapia, e io spiego lì le 9 logiche in modo preliminare. Inoltre a breve terrò il corso in California e sto finendo un articolo più approfondito sull'argomento dove illustrerò un po' tutti i dettagli di questo lavoro. Intanto però, se ti interessa, ti faccio una breve panoramica delle 9 logiche e del loro funzionamento. Sarò molto sintetico per non fare un video di 60 minuti, quindi perdonami se non approfondirò dovutamente ogni aspetto. La prima logica è quella che ho chiamato creare consapevolezza. Il terapeuta segue questa logica tutte le volte che utilizza delle tecniche di intervento volte a aumentare la consapevolezza del paziente su qualcosa. Ad esempio, può chiedere alle persone di testare quanto vicino riesce a stare un oggetto fobico, così da fargli scoprire che in realtà può avvicinarsi ad esso più di quanto crede. La seconda logica l'ho chiamata creare avversione. In questo caso l'obiettivo è quello di creare avversione verso qualcosa, magari proprio verso un comportamento o un atteggiamento ritenuto disfunzionale, come quando si dice al cliente che più chiede aiuto per le sue ansie, più queste aumenteranno e lo renderanno dipendente dagli altri. La terza logica riguarda il blocco delle soluzioni tentate. Ci rientrano tutte quelle tecniche volte a bloccare in modo diretto i comportamenti che la persona mette in atto per affrontare il problema, ma che in realtà lo peggiorano. C'è poi la logica del creare dal nulla. Un esempio di tecniche legate a questa logica è la miracle question, in generale quegli interventi volti a creare qualcosa di nuovo, come ad esempio significati, competenze o comportamenti in un modo spontaneo e diretto dalla persona. Quinta logica, esasperare per ridurre. Qui rientrano la maggior parte degli interventi paradossali e in generale quegli interventi in cui si chiede alla persona di mettere in atto il comportamento indesiderato proprio con l'obiettivo di ridurlo. Nella logica numero 6 abbiamo le piccole violazioni o piccoli cambiamenti. Tutti quegli interventi in cui si chiede alla persona di violare un pezzetto alla volta dei comportamenti disfunzionali o di attuare un passetto alla volta dei nuovi comportamenti. Settima logica, l'ho chiamata semplicemente spostare l'attenzione. Rientrano in essa tutte quelle tecniche, quegli interventi volti a spostare l'attenzione della persona, ad esempio da un comportamento problematico che non si sente in grado di mettere, facendole solcare il mare all'insaputa del cielo, per rifarci una metafora usata spesso da Nardone, o ad esempio creando quello che Vassalevic chiamò l'evento casuale pianificato. Penultima logica, numero 8. Abbiamo le tecniche utili a sfogare ed elaborare. Sono quegli interventi che utilizzi per permettere alla persona di tirare fuori determinati vissuti, sentimenti e pensieri, spesso anche con l'obiettivo di favorire una migliore elaborazione e comprensione, come ad esempio quando si chiede di scrivere quotidianamente la propria rabbia o i propri sospetti. Infine, numero 9, c'è la logica volta a rafforzare la relazione. Questa è l'unica con cui il terapeuta non vuole direttamente creare un effetto terapeutico, ma utilizza gli interventi per rinsaldare meglio il legame tra lui e il paziente.
Mi rendo conto che decine di domande, dubbi e obiezioni saranno saltati fuori mentre parlavo, e ti chiedo di nuovo scusa per l'estrema sintesi con cui ho fatto questo video. Però se ti interessa l'argomento, per uscire a qualcosa di approfondito al riguardo, inoltre le nuove logiche saranno anche approfondite e insegnate nella nostra scuola di specializzazione in terapie brevi sistemico-strategiche. Ci terrei molto a condividere le impressioni tue sull'argomento, quindi se vuoi pubblica nei commenti su Facebook, perché d'altronde confrontarsi criticamente con i colleghi per poter crescere assieme e sviluppare nuove idee è la cosa più logica.